Nuovo video di Doran Red. Come vedete, siamo in bug dovuto subito perché si era fatto molto interessante. Poi il gioco, ovviamente, a causa delle mod che ho scaricato, ci sono alcune mod pesanti. Fa questa cosa, tipo ci mette un minuto in più a caricare, diciamo, il gioco. Ah, le mod fatte con il culo. Eccoci ritornati, ragazzi. E diciamo, questa era un po' la situazione intorno alla casa in cui ha suonato l'allarme. Uno schifo, eh? Ma dobbiamo andare via. Guardate quanto è pixelloso il gioco da vicino. Oh, non avevo visto quella orda. Comunque, ragazzi, che dire, per il momento la situazione si era fatta molto pessima. Ci sono un sacco di zombie. Ora devo per forza correre e allontanarmi il più possibile da questa zona. Solo che ci sono una marea di zombie a causa dell'allarme. Cioè, non so quante ne ha tirati in questa zona. Comunque ho anche fame. Vediamo un po' la situazione. Aspetta, ferita superficiale. Ah, giusto, perché quando stavo scappando uno zombie mi si è scaraventato addosso. Comunque, ora direi di iniziare a rallentare e controllare un attimo, diciamo, la fame. Abbiamo un po' di fame. Mangia un quarto. Dovrebbe bastarci. Ok. Allora, la situazione è un po' tragica in questo momento. Ah, comunque, ragazzi, se vedete che il gioco sembra che vada a scatti, diciamo, penso che sia per la sincronizzazione verticale. Anzi, ora vedo nel menu le cose impostate un attimo solo. Allora, raga, non lo so, ora sta andando bene. O erano perché c'erano. Mamma mia, le orde che ci sono. Devo assolutamente allontanare da qui. Anche non vi so dire, ragazzi, c'è una cosa che se disattivo attivo cambia molto la qualità del gioco. Però mi piace di più questa qui, sembra molto più fatta bene dell'altra, credo, non lo so. Potrei anche sbagliarmi. Però questa cosa, nonostante faccia comunque oltre 30 fps, mi fa sta cosa. Perché quando si corre, boh, non lo so. Vabbè, comunque abituatevi con i vostri occhi, perché quando cammino non lo fa più. C'è qualcuno che è stato mangiato adesso? Poverina. Comunque credo che ci siamo allontanati dalle orde enormi. Non so nemmeno dove sia, ho perso l'orientamento adesso correndo come un idiota. Quell'allarme ha fatto veramente dei danni devastanti. Comunque direi di mangiare metà di questo adesso, che la fame comunque inizia ad alzarsi. Ci sono ancora zombie, dobbiamo. L'unica alternativa è chiuderci qua dentro e uscire nella porta del retro. Così. Porco Giuda! Usciamo da qui. Madonna! Non me l'aspettavo che ci fosse uno zombie lì dentro. Comunque dobbiamo andare molto piano e allontanarci dalle. Oh, cavolo. Che nei boschi ci sono i zombie. Diciamo che la situazione non è una delle migliori, insomma. Dobbiamo stare un po' attenti e cercare di ragionare di fare qualcosa. Purtroppo i zombie sono ovunque. Cioè, voi dovete vedere quanto è pixelloso da vicino. No, è iniziato anche a. Mio, che cazzo escono tutti questi zombie? Si è messo anche a piovere, dobbiamo trovare un riparo. Il problema è che la situazione si è fatta un po' tragica a causa dell'allarme. Quindi anche questa è una cosa molto pericolosa. Vediamo se riusciamo a capire dove si. Oh, ok, qui ora ho ripreso l'orientamento, ho capito dove sono. Qui c'è un hotel, dove un motel, non mi ricordo cosa sia precisamente. Ecco, appunto, è questo qui. Io direi di andare in questo posto, evitare le orde e entrare qui dentro. Cerchiamo di non fare troppo rumore, dobbiamo uccidere questo zombie, mi sa. Ok, l'abbiamo ucciso, vediamo se. Aveva una pistola, ragazzi. Ecco i colpi. Ora appena. Ok, abbiamo mangiato. No, non l'abbiamo messo nell'inventario. Vabbè. Questo è vuoto. Molto rara come cosa che succeda una cosa del genere. Allora, vediamo cosa troviamo qui. Questo sarebbe abbastanza inutile, non mi piace come arma. Anche credo che abbiano aggiornato qualcosa perché ora cambiano. Oh, abbiamo 13 colpi addirittura. Ah, ok, c'erano colpi all'interno. Io direi di fare un attimo una cosa. Carichiamo la pistola. Ricarica. Ok, quindi può mettere 7 colpi, lasciamo tutto e spostiamo nella borsa. Comunque non sembra una
una cosa intelligente da usare una pistola in questo posto. Diciamo che per il momento usiamo armi. Io direi di andare ai piani un po'. Anche qui va bene probabilmente. Chiudiamo le tende. Ok, la luce è accesa. Controlliamo che le nostre stanze sono sicure. Ok, tutto ok. Perfetto, ragazzi, per il momento siamo messi bene. Io direi di fare un piccolo riposino. Eccoci ritornati, ragazzi. Abbiamo fatto anche la bella dormita. E il tempo sembra che si sia calmato, quindi dovremmo essere messi bene. Comunque non so, raga, prima facevo un lag alto di FPS, non so perché. Io credo che sia anche causa delle mod. Qui comunque c'è il massimo di frame rate che puoi fare a 60. Infatti ora 97-60, nonostante abbia una scheda video buona. Cioè, davvero sì, c'è il gioco al massimo. Ma anche il gioco ottimizzato anche con il culo, insomma. Allora, io vorrei controllare qui. Diciamo che di solito si trovano cose interessanti. E dovrei anche mangiare. Mangiamo, va. Sono rimaste pochissime patate. Lasciamola. Queste porte sono tutte, quindi dovremmo entrare dalla finestra. Speriamo che non ci sia nessuno. Ok, per il momento ci è andata bene. Qui altri ragazzi, sto controllando perché vorrei trovare oggetti che possono essere utili, diciamo, per la ricerca, insomma. Io non so che ore sono, cioè non so nel gioco che ora è, che ora stiamo dormendo, non so niente, hanno tolto l'orologio e probabilmente avranno fatto un nuovo oggetto che sarà l'orologio. Sta anche facendo freddo. Non sappiamo la data, cioè non sappiamo più niente adesso. Probabilmente dobbiamo trovare l'orologio, spero di trovarlo. Non so cosa sia successo, però qualcosa è successo. No, non c'è niente, raga. Questo coso, sto posto fa cagare. Direi di andare via. Qua possiamo correre, tanti zombie. Allora, qui ci sono un sacco di zombie. Meglio allontanarci. Vediamo di mangiare qua. Ah, se non iniziano. Mangiamo metà. Se mangiamo metà sicuramente non dovrebbe dare fastidio per un po'. Allora, abbiamo riso, tonno, lemon. Diciamo che per il momento il cibo non. Madonna, che orda lì. Io che volevo controllare il supermercato. Visto che c'è un piccolo supermercato qui. Minchia, quanti zombie che c'erano all'interno. No, queste. Guarda qui, ragazzi. Cioè, guardate quanti zombie ci sono. Direi di allontanarci assolutamente da questa zona. Comunque sarebbe molto inutile rischiare per un po' di cibo. Alla fine l'abbiamo, possiamo anche trovarne in altri punti. Questa è un'altra persona mangiata. Cavolo. A me dispiace, l'unica cosa è che non hanno mai incrementato in questo gioco. Cioè, non mettono. Ci siamo sopravvissuti, computer, eccetera. Qui c'è una barricata. All'interno ci sono tanti zombie. Quindi chiunque l'ha chiusa probabilmente l'ha fatto per evitare di far entrare qualcuno. Sicuramente ce ne sarà tanto cibo lì dentro, ma ve lo dico, è impossibile entrarci. Quanti zombie. Ah, è assurdo per i zombie che ci siano qui. Ovviamente all'inizio dell'apocalisse è anche normale trovarne tanti. Allora, io voglio andare da questa strada perché poi voglio salire. Spero che almeno nell'altra zona non ci siano così tanti zombie, perché veramente è difficile fare qualcosa in questo momento. Ci manca solo l'unica cosa per aprire le scatole, insomma. Non possiamo mangiarle. Ve lo dico, le zuppe in scatola sono molto utili perché danno. A parte che sono resistenti, finché non le apri non si faranno mai marce. Quindi, tra virgolette, sono molto utili per il corso, a metà gioco. Perché anche se non troviamo cibo diciamo, non esploriamo tutte le case,
con il tempo il cibo si fa marcio, quindi anche se andiamo in quel caso che non abbiamo sprovato e troviamo cibo non in scatola, probabilmente è anche andato male. Non è andato male, insomma, è scaduto. Facciamo un quarto di melanzana. Poi non so cosa siano questi. Direi di lasciare. Ok, raga, siamo arrivati sulle quattro strade. Io voglio raggiungere questo posto di cui ho parlato. Lì c'è proprio tutto. Andiamo lì e vediamo, diciamo, se abbiamo fortuna che i zombie lì scarseggiano e ancora non siano arrivati in queste strade. Purtroppo qui. Vediamo questo zombie che... Madò, lo sto prendendo alla testa. Ecco. Devo fare un po' più lontano. Non c'aveva nemmeno niente. Allora, vediamo se abbiamo qualche abilità sbloccata. No, niente problema. Possiamo farcela. Ho ucciso un sacco di zombie. Un sacco di zombie poi, alla fine che cavolo ne ho uccisi 4 per dirlo. Non ho ucciso proprio niente, sono sopravvissuto da 19 ore. Madonna, i zombie che ci sono qui. Intanto bisogna correre. Allontaniamoci un po'. Ok, ora possiamo camminare. Non vorrei portare. Qui c'è un market, potrebbe essere utile. Madonna, quanti zombie lì sopra. La strada è anche lontana. Madonna, è chiuso. Sarebbe stato utile entrare lì dentro. Qui vedo una cucina, però niente, non si può proprio entrare. Vado, queste musiche di sottofondo spaventose. Niente, tutte le porte sono chiuse. Non c'è una qui. Nada. E di sicuro fare casino non conviene. Io direi di proseguire per il prato. Le strade a quanto pare sono piene di zombie. Qui potremmo anche evitare di incontrarle. Quasi finito la melanzana. Speriamo che la fame non si faccia sentire. Abbiamo mangiato una busta di patatine e una melanzana in meno di 24 ore. Che bei pasti che facciamo, insomma. Proprio nutrienti. Dobbiamo imparare anche a cucinare, mi sa. Sono pixelloso. Allora, andiamo, continuiamo il nostro cammino. Qui sarebbe un ristorante, ma sono certo che... Ecco, infatti, ci sono i zombie intorno. Oh, cavolo, non mi toccare. Come quello mi stava per dare un morso. Allora. Questo è Burgers, quindi dovrebbe essere un ristorante, credo. Credo. Non vorrei dire cazzate. C'è un zombie dentro. Va bene, lasciamo stare. Oh, abbiamo trovato un grande bottino, ragazzi. Abbiamo trovato un sacco di roba, cibo, cioè più che altro leva la sete, però anche fame un po'. Potrebbe essere utile. Anche siamo quasi vicini, ragazzi, non vi preoccupate. Iniziamo a correre che ci sono troppi zombie qui. Dobbiamo allontanarci il più possibile da questi. Quanti zombie. Attiriamo tutta questa mandria in un punto e li chiudiamo in un altro. Dovrebbe essere utile portarli qui, assolutamente. Ok, così io esco. Qui dovremmo venirci, assolutamente c'è tanta roba, sicuramente. Porco giù, ho sbagliato porta, mi sa. Ok, ho bloccato tutti i zombie lì. Madonna, altri zombie. Non posso fare un passo in più che attiro tutti. Eppure ho bloccato tutti quei zombie. Allora, questo qui c'è la retina, quindi dovrebbe bloccarlo. Siamo molto vicini al punto che dovremmo stare. Spero che tutti questi zombie si fermeranno. Sto cercando di stare più lontano possibile da loro. Vado, ho fame. Non so cosa usare. Questa è una Red Bull, tipo. Beviamo la Red Bull per il momento. Madonna, ci sono troppi zombie nel punto che voglio andare. Speriamo che non mi hanno visto. Voglio controllare se la situazione è sicura. Quanti zombie. Ma raga, anche questo punto è molto pericoloso. Direi però possiamo farci una cosa nel mentre. Controllare tutto.
mentre i zombie sono lì. Comunque ragazzi, siamo arrivati al punto che volevo arrivare. Questo magazzino enorme, dovrebbe esserci veramente tanta roba. Quindi converrebbe, mentre i zombie perdono tempo per distruggere vetri, porte, qualsiasi cosa, io direi di controllare assolutamente tutto e prendere più roba possibile e andare lontano da questa zona. Io già conosco alcuni punti molto interessanti che sono molto lontani da zone città come queste, che sono comunque pericolose. Infatti da questo magazzino basta che scendiamo un po', troviamo una piccola abitazione, forse saremo fortunati che lì i zombie saranno molto pochi e iniziamo a farci una base lì per comunque posare tutti i nostri oggetti trovati e diciamo darci una sistemata e iniziare a studiare tipo come costruire barricate, come fare diciamo i campi di grano, coltivazioni, insomma, cucinare e tutto. Comunque ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti!